Prova a guardare Genova, prova ad amare Genova, prova a chiederle un bacio, vedrai che te lo darà. Guarda come piove a Genova, tra caruzzi e strade lucide, quando il vento di mare ti entra dritto nel cuore. Ma tu hai mai visto Genova in un giorno di primavera, quando il cielo è così azzurro che ti lascia senza respiro? Senti quanti odori a Genova, tra bancarelle, pesci e bougainville, mentre da una finestra al primo piano una signora ti sussurra: ciao amore mio. Ma tu hai mai visto Genova in una notte d'estate, quando mille lampade come stelle si specchiano nel mare? Quanto dolore ha visto Genova, quanto amore ha dato Genova. Lei che ha visto i miei 20 anni lì davanti al suo mare blu. Ma se un giorno andrai a Genova, dille pure che non l'amo più. Dille che è sempre bella, ma io non la riconosco più. Dille che è sempre bella. Ciao ragazzi, oggi per Genova Rock, a parte il sole, una bellissima giornata, siamo con uno dei personaggi, diciamo, che ha fatto la storia del rock sia a Genova, in Liguria e vorrei dire anche in Italia. Ha suonato con un gruppo famosissimo, ha collaborato con Dario Fo, ha collaborato con De André, ma comunque poi ne parlerà lui. Siamo col grande batterista Titti Pistarino. Ciao, ciao a tutti, Titti. Ciao, ciao, ciao. Come mai hai lasciato un po' da parte la batteria? Ma ho lasciato da parte la batteria innanzitutto perché ho lasciato da parte anche il gruppo con cui suonavo. È terminato tutto in una calda sera d'estate a Sori. E da allora sono stato un periodo, diciamo, di meditazione. Poi ho deciso di abbandonare la batteria e dedicarmi completamente alla chitarra. La chitarra, imparando a suonare la chitarra, mi ha portato anche inevitabilmente a comporre delle canzoni. E l'anno scorso, appunto, a seguito di questo, ho realizzato il mio primo CD, che è Ambar Bacici Cocò. E di cosa parla il tuo CD? Ma puoi spiegare? Sì, sono innanzitutto ho dedicato una canzone alla mia città, a Genova, anche se ormai io non vivo più qua, perché abito in campagna, in un bellissimo posto in mezzo agli animali. Comunque questo è un altro discorso. Questo CD parla un po' della mia vita, delle mie storie un po' anche d'amore, passate, però chiaramente tutte rielaborate con molta fantasia. E se non mi scappa, se non ti arrabbi, storie d'amore tu ne hai avute tante. Sì, no, tanto lo sa, comunque, ma non è che io sia stato un grande sciupa femmine. Quelle poche che ho avuto non le ho mai sciupate, innanzitutto. E siamo rimasti sempre in ottimi rapporti, perciò questa è anche un po' una leggenda metropolitana, sì. Ascolta, prima hai fatto un piccolo excursus che mi piacerebbe un po' sviscerare. Hai detto che in una calda sera d'estate, cos'è successo, se ti va di parlarne? Sì, in una calda sera d'estate, praticamente nel bel mezzo di un concerto con i Beatnik, all'aperto a Sori, con qualche centinaio di persone davanti, c'è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io ho perso le staffe.
più che altro ho perso i pedali della batteria e ho rovesciato tutto sul palco e me ne sono andato. E lì è finita la mia storia con i Beatnik, che poi, al di là di quello che uno può pensare, chi aveva ragione più o meno, adesso non voglio entrare in questi particolari. Allora, parlavamo di questo gruppo qua, che tutto sommato sia a livello ligure che nazionale ha fatto un po' storia. Parliamo un po' di come sono nati i Beatnik. Guarda, i Beatnik sono nati in camera mia, a Genova, precisamente a Rivarolo, e come tutti i ragazzi di allora, che come qualcuno ha detto, chi non aveva la chitarra era come avere una spada, no? Suonavamo tutti, noi suonavamo naturalmente, e l'unico posto dove si poteva suonare era in camera mia. E i nostri primi fans sono stati proprio i vicini che, anziché lamentarsi, ci incitavano a fare sempre meglio. E poi siamo usciti dalla mia camera da letto, la prima serata, io ricordo che l'ho fatta qui al Mediterraneo, tanto per dire com'era allora, noi gli strumenti li abbiamo aspettato il tram in via Iori, abbiamo caricato gli strumenti sul tram e siamo venuti a suonare qua, no? Cioè, questo per dire che è cambiato tutto rispetto a 30 anni, 40 anni fa. Direi che è cambiato molto. Adesso chi va a suonare ha la possibilità di avere dei supporti elettronici non indifferenti. Io comunque, per quanto mi riguarda, cerco sempre di suonare ancora come la realtà, ecco, senza nessun aiuto tecnico o tecnologico. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa di cui oggi si parla tanto, queste famose rockstar, cioè voi all'epoca eravate delle rockstar, anche sì. Se a livello sì. Non planetario, però eravate delle rockstar. Come si viveva? Come viveva una rockstar a quei tempi? Ma la rockstar innanzitutto allora, più che per la musica, si riconosceva dal modo di essere, prima di tutto come ci si vestiva, come ci si comportava, i capelli lunghi e qui e là, era una trasgressione. Adesso è tutto facile, però allora andare in giro vestiti in un certo modo comportava già essere additati, no? E poi col fatto che in più si suonava, ecco lì che il passo è breve. Noi eravamo le star qui a Genova, quando camminavamo per strada, così la gente ci riconosceva, le ragazze soprattutto. Questo è un discorso che aveva già fatto qualche settimana fa Michele, che tu naturalmente lo conosci, viveva, cioè raccontava proprio di quel periodo lì, che bastava vestirsi con i jeans, e lui chiaramente ha qualche anno più di noi, ma già a quell'epoca vestire quei jeans, il giubbotto di jeans, praticamente ti connotava già in una certa situazione. Certo. Tu che ti conosco da tanti anni, sei sempre stato piuttosto, diciamo, eclettico, sei una persona molto fantasiosa e eri veramente una persona che colpiva, tu e il tuo gruppo, nell'ambito ligure e nazionale. Sì, ma anche perché noi abbiamo avuto la fortuna di spostarci subito da Genova e la nostra prima esperienza fuori l'abbiamo fatta a Milano con un certo Dario Fo, e questo ci ha portato innanzitutto a maturare proprio musicalmente, e a Milano naturalmente abbiamo anche seguito la moda di quei tempi, che era proprio all'avanguardia, no? E forse anche per quello che quando si tornava a Genova vestiti in un certo modo si faceva ancora più scalpore. Cioè, se non mi ricordo male, tu giravi con una pelliccia di leopardo. Sì, giravo con una pelliccia di leopardo che mi ero fatto fare su misura, naturalmente lunga, tipo spolverino. E giravo per Genova con questa pelliccia di leopardo, cosa che non so se oggi la rifarei. Beh, comunque sei passata alla storia per essere, forse dei Beatnik sei quello sempre stato un pochettino più fantasioso, un po' più, come posso dire, che colpiva la fantasia dei ragazzi dell'epoca rispetto agli altri, che mi sembravano un po' più impiegatucci forse. Eh sì, infatti hai toccato il tasto giusto, è uno dei motivi per cui quella sera io ho rovesciato la batteria, è anche questo, perché finché si era ragazzi più o meno riuscivamo a starci dentro. Adesso che con gli anni si è cambiati tutti, e io sono principalmente, si sono divaricate le nostre lontananze come una forbice, e adesso si sentiva molto questa distanza fino a quando è successo questa cosa qua, che poi non è neanche stata una cosa brutta, perché la gente ha applaudito, tutti quanti pensavano che fosse una cosa del
preparata per lo spettacolo. Gogliardi. No? Sì. Poi quando hanno visto che non tornavo più, evidentemente. Ascolta, tu hai fatto un nome, diciamo, importante, Dario Fo. Com'è nata la collaborazione con lui e poi con un altro grosso personaggio della musica genovese? Con Dario Fo è nata tramite un grande musicista di allora e di adesso, che anche se adesso ormai lui collabora con tutto un altro genere di persone, ed era Oscar Prudente. Oscar Prudente ha portato i Beatnik a Milano da Dario Fo, dove si stava iniziando la preparazione di una commedia musicale in cui si richiedeva la presenza di un gruppo beat di quei tempi, e noi eravamo proprio, come gruppo beat, eravamo il massimo. Allora, come dicevamo prima, oltre che con Dario Fo, voi avete collaborato con un grossissimo personaggio della musica genovese. Com'è nata la collaborazione con Fabrizio De André? È nata perché Fabrizio De André ha scelto uno dei pezzi che noi eseguivamo nella commedia, che era, se non ricordo male, Una ninna nanna, che noi cantavamo nella fine della commedia, quando accadeva una disgrazia in cui moriva un bambino durante una manifestazione, e noi eseguivamo questo pezzo qua che era Una ninna nanna. A De André è piaciuta molto questa melodia, l'ha voluta e ha realizzato Via del Campo. Dimmici niente. Appunto. Ascolta, però ora direi che parlare del passato basta. Parliamo di Titi Pistarino di adesso. Parliamo un po' del tuo CD. Innanzitutto vorrei dire che io ho cambiato vita totalmente, perché uno dei miei grandi sogni, che è quello di andare a vivere in campagna, come molti dicono, ma nessuno riesce a fare. Adesso vivo in una bellissima cascina in mezzo alla campagna, sono pieno di animali, cavalli, asini, capre, cani, eccetera, e lì ho trovato l'ambiente ideale per realizzarmi come compositore, siccome io, diciamo, come artista mi sento abbastanza realizzato per il fatto che io ho sempre anche dipinto, ho fatto mostre importanti, e l'arte, sono un dannato dell'arte, non mi perseguita, però in senso bello. Adesso, ad esempio, in questo periodo sono tutto concentrato sulla realizzazione del mio ultimo CD, che a differenza del primo, Ambaraba Cici Cocò, in cui le canzoni sono quasi tutte eseguite in acustico, con chitarre acustiche. A differenza di questo, nel nuovo c'è molto rock, molto amore e tanta autoironia che non guasta. E perciò spero che dovrebbe uscire a maggio. Faccio la stessa domanda a te che ho fatto ad altri artisti che abbiamo intervistato io e l'amico Giorgio. Genova è diventata un po' una città di serie B, una città, diciamo, ai margini dell'impero. Che cosa manca a Genova per ritornare a essere quella che era una volta? Guarda, di questo ne parlo anche nella canzone, appunto, intitolata Genova, qua del mio album, che nel finale io dico che Genova è sempre bella, ma io non la riconosco più. E non la riconosco più perché quando vengo qua trovo ogni volta, ogni mese, trovo cambiato tutto. Dove c'era magari il bar dove si andava, adesso c'è un supermercato di cinesi e tutte queste belle cose qua, che se non ho niente su queste cose, però Genova per me non è più, non la sento più la mia città. Beh, sicuramente non la sento più la mia città. Non sei l'unico, perché altri personaggi, diciamo, del mondo dello spettacolo che abbiamo intervistato la pensano a quel modo. È diventata, cioè, è in stato di abbandono, è molto degradata. È stato di abbandono. In effetti io adesso ultimamente proprio vengo a Genova una volta al mese, così, e non vedo l'ora di andarmene proprio. Vengo volentieri quando vengo a Genova, però dopo 2 o 3 ore devo andarmene. Non la senti più la tua città? No, non si sente più la mia città, non riconosco più i genovesi, non riconosco più nessuno. Ascolta, allora praticamente la domanda che ti volevo fare me l'hai cassata, perché ti volevo dire, non so, vuoi dare un incoraggiamento ai giovani che si approcciano, iniziano a fare musica, ma con quello che mi hai detto... Beh, quello non c'entra, un altro discorso, perché musica si può fare anche
in una stalla, per dire, non è che Genova sia una stalla. Capito, no, per carità, però no, le strutture no, sono quelle che sono. Quello sì, guarda, innanzitutto ci vuole solo, io dico, ho sempre detto una cosa, bisogna suonare col cuore. Col cuore riesci ad ottenere risultati, che puoi essere anche bravo a suonare lo strumento bene, però se non suoni col cuore non andrai da nessuna parte. E impegnarsi tanto, impegnarsi, e senz'altro i primi risultati saranno sempre deludenti, ma questo deve soltanto spingere a migliorarsi, a chiudersi in una stanza come ho fatto sempre io e a darci dentro e migliorarsi. Ascolta, ti faccio un'altra domanda che a me piace sempre farla a chi intervisto. Il treno che hai perso e il treno che hai preso. Tutto peccato. Ma io treni credo di non averne persi, perché quando era il momento di cambiare io ho sempre cambiato. Più o meno ogni 7 anni cambio pelle. Perché come, non so, io ho avuto anche dei trascorsi nell'ambiente del cinema, no? Sì, se vogliamo parlare. Ci mancherebbe. La mia compagna è una grande star. E possiamo citarla anche, non è? La possiamo citare, tutti la conosceranno, Eva Orlowski, che io amo tantissimo. Allora, visto che siamo quasi alla fine di questa intervista con Titi Pistarino, ti volevo chiedere il futuro, cioè che cosa farai da grande? Hai detto una bella cosa, perché praticamente il futuro per me inizia adesso. Il bello, dicevo, di questa avventura non è affatto finita. Il mio futuro lo vedo come compositore, ma senza tralasciare i concerti live, perché il contatto con il pubblico mi piace da morire. Tu suoni con un gruppo, se vuoi citarlo puoi citarlo pure. No, io suono con un grande chitarrista al fianco, suoniamo in acustico. Lui si chiama Silvio Barisone. E sì, noi suoniamo in acustico in vari locali, così chiaramente la nostra musica è una musica d'ascolto, perché oltre a tutti i miei pezzi io faccio chiaramente De André, faccio qualcosa di De Gregori, senza dimenticare Vecchioni. Rock basta? Rock lo sto iniziando adesso, nel nuovo CD è rock proprio, non ce la facevo più, guarda, non fare rock. Ce l'ho nel sangue. Ascolta, mi spiace tornare al passato, ora tu mi sparerai perché direi di nuovo con quelli che eravamo, però voi avete fatto una canzone che è diventata il manifesto di una generazione, sì, che è Preghiera per un amico, sì, beat. Vuoi parlare un po' di questa canzone che praticamente vi ha... è quella che vi ha lanciato nel mondo dello spettacolo, è quella che praticamente è rimasta un po' nella testa di tutti. Guarda, io di quel 45 giri ricordo solo il viaggio per Milano, che eravamo tanto agitati, che ci siamo tamponati a vicenda, sì, a un casello, e ci siamo un po'... oltre a distruggerci le macchine siamo arrivati in ritardo, siamo fatti un cazzettone della Madonna. Eravate talmente agitati, sì, sì, di questo però pezzo. Però guarda, la cosa più bella, io mi ricordo quando ho sentito la prima volta Preghiera per un amico beat a Radio Monte Carlo. Sapevo l'orario che sarebbe stata trasmessa, no? Allora io ero in macchina quando l'ho sentita, quell'effetto me lo ricordo ancora oggi. Di lì hai capito che eri diventata una rockstar. Allora, ma mi pare sia uscita allora, nel 1967. Perché noi nel 68 eravamo con Dario Fo, perciò era uscita nel 67. Posso fare il biografo ufficiale dei Beatles? Bravo, bravo. Da quel momento lì, allora, il nostro amico Titi Pistarino si è sentito, lui insieme al suo gruppo, una rockstar. Ora, siamo arrivati alla fine di questa intervista. Spero che i ragazzi e chi ragazzo non lo è più abbia avuto la possibilità di conoscere un personaggio che ha fatto la storia del rock a Genova e in Liguria, e anche direi, se mi permetti, a livello nazionale. Un grosso personaggio, un grosso batterista che ha cambiato a 360 gradi, ora compone, suona la chitarra. Facciamo un saluto. Io ero un picchiatore sulle batterie. Lo so, ma sei diventato famoso per quello. Facciamo un saluto ai nostri ragazzi di Genova Rock. Bene, allora ciao a tutti ragazzi, vi aspetto, venite a trovarmi a Cascino Orlowski. Ciao.